Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi con questa pioggia incessante proveremo a raccogliere un bel po' di rame e andiamo subito a raccogliere un bel po' di rame. Ok, qua ne abbiamo trovato un po'. E qua un altro po'. I bastoncini ce li prendiamo. Questo non ci interessa. E vediamo un po' se ci sono altri pezzi di rame. Nel frattempo distruggiamo un po' tutto qua, tanto questo qua non ci interessa, ma i bastoncini sì. Ok, basta, è finito il rame? È tutto lì? C'è torba ianica, questa cos'è? Questo. No, lasciamolo stare. Questo qua. Aggiungiamo il segnaposto. Perché questo è pietra, rame. Mi serve il rame. Rame a quantità industriale ci serve. Vabbè, non... Vediamo un attimo, se riusciamo a... Qua ci abbiamo una foglia di betulla. La foglia di betulla, cioè il seme di betulla, vorrei piantarlo. Via, piantato. Ce lo togliamo anche dall'inventario. Ed vediamo un attimo se troviamo questo cos'è. Questa è torba. Torba. Non so perché non mi fa vedere più le info. Ah, rame. Rame. Ottimo. Qua sotto c'è del rame, ma non possiamo picconarlo perché ci serve il piccone. Galline, perfetto, si sta popolando, dai, piano piano si sta popolando. Allora, vediamo un attimo se qua troviamo ancora rame. No, non te ne abbiamo, 12. 12. 12 è un po' pochetto, qua piove. Vediamo se da quelle parti c'è M. Allora, questo cos'è? Cava. Argilla. Torba. Pezzi di rame attivo. Pezzi di rame attivo è quello che abbiamo appena fatto. Questo, ah, rame. Ah, andiamo di qua. Questo è pietra. Pietra, selce, pietra. Torba. Torba ce n'è a bizzeffe. Rame. Solo un pezzo. Solo un pezzettino di rame. Dov'è l'orso? Quello mi mangia l'orso. Ho una paura di l'orso e lupi qua.
Allora, vediamo un attimo, qua forse ce n'è ancora. Rame. Ok, ottimo. Ottimissimo, buono, 18. Ancora rame e basta. Spacchiamo questi qua, ci prendiamo un po' di legnetti nel frattempo. E dobbiamo anche mangiare qualcosa, eh. Shift. Piantiamo il seme. Questo non ce n'è più. E basta, mi sa. Ho raccolto tutto il rame che conoscevo, praticamente. Abbiamo gli animali, signori. Iniziamo. Pure il maiale. Ottimo. Sono vicini casa. Buono, 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 buono. Vicino casa, dietro casa proprio. Così possiamo fare la nostra piccola farm di animali. Questo è il rame. Perché non l'ho preso? Rame. Proprio attaccato casa era. Era qua. Dovevo segnarlo. Facciamo così. No, esc. Questo, segna qua, poi vedremo. Questo qui. Lo modifichiamo e facciamo rame attivo. Ok, salva. Qua cosa c'è? Niente. Perfetto. Chiudiamo questo, non si sa mai. E qui poi dovremmo modificare un po', eh. Allora, intanto non possiamo mangiare niente. Siamo a corto qua. Questo lo sistemiamo perché poi dopo. L'ho buttati, perfetto. Vabbè, si raccogliamo di nuovo. Uno. 2 e 3. Qua cosa abbiamo? Togliamo questo. Non ci abbiamo niente. Perfetto. Cibo ne abbiamo qua? Comincia a scarseggiare il cibo qua. Però di rame ne abbiamo un bel po'. Abbiamo pesce crudo. Possiamo cuocere un po' di pesce. Pesce crudo lo possiamo fare? No, quello è solo con la carne, con la pentola, se non sbaglio. Vediamo. Vediamo se riusciamo a cuocere il pesce con queste qua. Vediamo. 1, 2, 1, 2. Sì, due porzioni di stufato di pesce con rapa bollita. Perfetto. Li mettiamo. Abbiamo la torba se non sbaglio. Mattone, mattone di torba. Mettiamo questo qua. Lo prendiamo a fuoco. Lo accendiamo. E adesso lui incomincia a bruciacchiare. Perfetto. Sentite lo scoppiettio? Sì. Ok. E ci prepariamo un po' di cibo. Allora, vediamo qua. Qua abbiamo fatto questi. Qua abbiamo il crogiolo, se non mi ricordo male. Sì. Qua abbiamo questi due. Ok, ottimo. E qui cosa abbiamo? Ah, anche questi. Ok, perfetto. Va bene. Ottimo, 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 ottimo. Perfetto, così possiamo fare i lingotti. Qua abbiamo. Ah, questo è quello dell'incudine. Allora, iniziamo. L'incudine. Dobbiamo incominciare a posizionare qualcosa. Per adesso l'incudine lo potremmo mettere lì.
Il crogiolo ce lo possiamo portare a casa e metterlo qui. Quelli lasciamo là e aspettiamo che cuociano questi due, che sono i due mold. Vediamo cosa abbiamo qua. Togliamo la torba. Abbiamo una nostra bellissima pentola. Facciamo così. Oh là là, e possiamo finalmente mangiare. Ah. Prendiamo il nostro barattolo e abbiamo il barattolo pieno di roba. Perfetto. Ora, qua dentro cosa c'è? Tifa e legnetti? Ah, ci abbiamo pure gli impacchi. Allora, vediamo un attimo. Questo lo andiamo a mettere qua. La torba per adesso non ci serve. La mettiamo qua. Questo è il grasso di animale. Abbiamo un po' di roba, eh. Allora, vediamo. L'erba secca non ci serve. L'argilla la possiamo posizionare tutta qua. Questa erba la mettiamo qua. I funghi che sono, li mettiamo qua. Possiamo fare qualcos'altro, sai? Questa la mettiamo qua. Ottimo, 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 ottimo. Sì, perfetto. Allora, questi stanno andando. Allora, facciamo. Direi di fare il piccone prima. Devo aspettare che questi due vanno a pompa magna, praticamente. Allora, vediamo un attimo. Crogiolo. Iniziamo a prepararci il crogiolo. Crogiolo. Poi abbiamo. Sa che ha finito di là, eh? Allora, dov'è? 27 di questi. Galena non ci interessa. Allora. Se non sbaglio, ce ne vogliono 100. Uno, due, tre e quattro. 100. Per fare il piccone. Allora, vediamo se il mold ha finito. Eccolo qua. Raccogli. E lo pezziamo. Lo piazziamo qua. È arrivato il temporale. Un altro temporale. Buono, ci annaffia le piante però, eh. Non è male. Dov'è la torba? Eccola qua. Pam, dovrebbe riprendersi. Ok, questo fonde a che temperatura? A 1084 gradi. Non so se con la torba ce la facciamo, eh. Direi di eventualmente possiamo prendere questa torba qua, eh. Due di torba, direi di andarla a prendere. Allora, ottimo, vediamo qua a che punto siamo. Buttiamogli tutta la torba, si sta riscaldando, 849, sì, forse ce la facciamo e qui andiamo a chiudere. Vede, c'è qualcosa sotto? No. Allora, però questa qua che è ancora torba ce la prendiamo. Qua si è rotto.
Ottimo. Qua chiudiamo. Per curiosità, eh. Ma c'è qualcosa sotto? No. Ok. E qui andiamo a chiudere anche così. Perfetto. Qui lo chiudiamo. Questo vi sta ben aperto. Andiamo qui. Andiamo a mettere questo e questo. 900 gradi. Non ce la facciamo con la torba. Massimo 900 gradi la torba. Mi sa che abbiamo bisogno un po' di questi. Questi arrivano a 700. No, abbiamo bisogno del carbone, mi sa. Dobbiamo fare il carbone, non ce la facciamo col crogiolo. Carbone nero, ce l'abbiamo. Via. Quindi dobbiamo ancora fare un po' di carbone, ma... Ok, dobbiamo fare una fossa per un po' di carbone. Questo arriva fino a 1200, questo 1084 dovrebbe farcela. E 98, ecco qua che sale. Dai, fammi sto piccone. Riusciamo a fare il piccone, almeno un piccone. Mille. Ci siamo quasi. Diventato iperincandescente. Non so se già posso farlo. 1084 si sta smeltando adesso. Ok. No, ancora no. Deve arrivare qua. Ok. Conserviamoci un po' di carbone. Tanti dovrebbe andare. Siamo a 1074. Lui brucia. Perfetto. Ecco fatto, ce l'abbiamo. Ok, via. Shift, tasto destro. Quanto ancora ce n'abbiamo qua dentro? Ok, vediamo se questo ha finito. Sì, ha finito. Vediamo se riusciamo a fare anche questo. Non credo, eh. Perché credo che sia finito. No. Non ce la facciamo. Ok, vediamo un attimo se riusciamo ancora a smeltare un altro po' di... Non era 100 che ne voleva di... Di pepite, mi ricordavo 100 io. Pa, pa, pa. Carbone nero. Mettiamo due. Che questo mi ricordo che ne voleva tipo 900-800. Questi mi ricordavo 100, io invece forse sono di meno. Lui recupera. Potevamo recuperare con noi. Vabbè, sì, dai, uguale. Senti come piove. Tuoni, fulmini, lampi, 7. Questo lo posizioniamo qua. Esatto. Allora. Questo sta andando. E questo. Verso metallo fuso dovrebbe. Non è che ho sbagliato e ho. Potrebbe essere che io abbia sbagliato e manca ancora un po' un pochettino, eh. Vabbè. Uno. Due. Tre.
mancava un po' ancora. Frattempo quell'ultimo rimanente lo mettiamo qua e questo lo possiamo mettere qua. Nel frattempo che lui ancora c'ha calura, vediamo se riusciamo a fare un po' di mangiare, facciamo un porridge. 2, 3, 4. Tre e quattro. Aspettiamo che si raffredda. Nel frattempo che lui si raffredda, andiamo a vedere come stanno le nostre piante. Tanto è piovuto, quindi staranno benissimo se c'è carne qua. Sta crescendo. Non c'è niente. Neanche una lepre c'è. Di solito ci sono un sacco di lepri qua, neanche una. Va bene. Ho sbagliato, però va bene, perché ho rimosso questo. Mannaggia. Vabbè. Questo sta andando. Perfetto, ce l'ha fatta. La prendiamo. E per adesso la lasciamo qua. Questo l'ha fatto? Si è raffreddato? Perché non lo prende? Oh. Dov'è finito il mio piccone? No! Dov'è finito il mio piccone? Ma no, ci sono rimasto malissimo. Ma troppo male. Avevo fatto tutta sta fatica prendendo le pepite e poi vabbè, va. Alla ricerca di nuove pepite di rame. In teoria ce ne servirebbero 20. Io mi ricordo 20 andavano benissimo. Però sta cosa non va bene. Cioè, era freddo. Era lì. Poi ci sono le lepri. Mo' non ne troverò più, lo so. Ci starà una vita a cercare altri. Ecco. Qua c'è. Ci serve il piccone. Vabbè, sta a fare buio, devo tornare a casa, dormire, bla bla bla. E l'orso. Ci mancava pure l'orso. Aspetta. Una piuma. Una gallina morta. Ci sono rimasto malissimo, malissimissimo. Mi sa che ho sbagliato a rompere, non doveva prenderlo però. Eccolo qua, il rame. Cioè, molto male ci sono rimasto.
Qui cosa c'è? C'è quarzo, qua c'è altro rame. Cioè, aspettando la 1.18. Va bene. Farmi fregare così il piccone, cioè. Vabbè. Piume qua ce n'ho una. Top. Tieni anche questo e questo. E andiamo a dormire. E buongiornissimo. Allora, prima cosa da fare? Mangiare. Poi prendiamo il barattolo e ci mettiamo dentro questo. E vado alla ricerca di rame. Ma ho trovato anche questo. Non so perché sia morto, però ne approfittiamo. Si è rotto il coltello. C'è la lancia. Ah, dobbiamo fare. Ah, però aspetta, posso già prenderlo, perfetto. Ah, togliamo questo. Va bene. Alla ricerca proprio del rame. Dunque. Questo cos'è? Ci spingeremo verso di qui, da queste parti. Vediamo se troviamo qualche vena di rame. Dopo che avevo raccolto tutto il rame. Ma va bene. Eccolo qua. Rame. Uno solo. Vena piccola. No, no, tu mi fai male. Boh, andiamo. Va bene, allora. Ripartiamo e rifacciamo di nuovo tutto. Allora, crogiolo. Carbone. Facciamo due di carbone, però gli diamo un boost con questo. In modo tale che così preriscaldiamo con quello. Per occhio, mi sembrava che stava crashando. E poi gli buttiamo il carbone. Nel frattempo che lui preriscalda, facciamo così, ci cuociamo la carne. Tanti va a temperatura 150 gradi e perfetto. Queste tre qua non ci servono. Le possiamo mettere qua a bruciare. Tanti sono spente, ne abbiamo un sacco. Cuociamo la carne ed questo qui di osso. Eccolo qua. Toh. Metti qua e siamo a posto. Poi la carne è cotta. La mettiamo qua. Bruciamo questo. Dovrebbe arrivare a 900.
Ci mettiamo il crogiolo e iniziamo con le pepite. 100. Le pepite le andiamo a conservare qua insieme alle altre 8 che avevamo, perfetto. H, piccone di rame, piccone di rame. Nella forgiatura, ok. Questa qua richiede 100 unità di metallo per essere riempito. Destro per cominciare a versare metallo 100 unità incandescente quando c'è la fede 700, dopodiché puoi rimuoverlo dallo stampo. Ok, inserire a 900. Sta un po', è una puntata sul piccone, tutto perché? Perché vi si è rotto. È una cosa che mi fa incavolare quella cosa lì che mi ha fregato di bestia. Due di carbone ci bastano, ma forse anche uno ci basta. Proviamo con uno. Dobbiamo conservare il carbone perché ne abbiamo poco. Allora, nel frattempo 900, adesso brucia il carbone e sale. Vediamo se ce la facciamo. Nel frattempo ci facciamo coltello, freccia, dov'è? Lama di coltello. E ci serve anche una pala. Perché dobbiamo incominciare a creare del carbone. Qua come siamo? Ci siamo. Perfetto. La pala. Ok. Allora, coltello 1 e 2. La pala. Eccola qua. Questo lo mettiamo qua che non ci serve. Questa è l'altra ascia. Prendiamo un bel po' per fare un po' di legna. Ma quello che ci interessa adesso è questo. Oh, là là. La mettiamo qui e shift tasto destro. Fatto. Attendiamo. Nel frattempo, beh, questo ancora richiederà un po', questo non c'è niente. Ok, questi sono i lingotti. Piove sempre qua, piove, piove, piove. Non ci fa vedere la temperatura, ma non è un problema. Direi di mangiare questa carne. Ok. Aspettiamo. Intrepida attesa. Cerchiamo uno spot per iniziare a fare. Ah, sono cresciuti gli alberi. Non l'avevo notato. Sono cresciuti. Figo. Sono cresciuti. Qua sta crescendo tutto. Direi proprio di sì. Allora. Per fare il nostro carbone dobbiamo fare una buca. Stavo pensando. Incomincio a sentire i lupi. Chiudiamoci, andiamo in una scoperta per vedere dove sono sti lupi. No. Il problema è che ci uccidono le caprette, sti lupi. Ok, no.
Non lo so, non l'ho visti. Non li vedo. Ah, possiamo farla qua volendo. Questo qui lo andiamo a posizionare qua dentro. Questo qui qua, ok. E sicuramente no, questa già ce l'ho, perfetto. Quindi andiamo a capire bene come fare. Dobbiamo chiuderla. Benvenino. No, non mi piace. Non mi piace. 1, 2. Facciamo 1, 2. Allora, andiamo a prendere questo. E chiudiamo. Allora, 1, 2, ci serve altra legna. Andiamo ad abbattere quei due alberi. Ci ha dato il seme, sì. Lo ripiantiamo. Ripiantiamo qua. E tiriamo giù anche questo. Perfetto. Ci ha dato il seme? Senza seme? Sono un po' strunz. No seme. Va bene. Questa la trasformiamo tutta in legna da ardere. Andiamo qua. E ce ne serve ancora. Andiamo ad abbattere qualche albero, tipo là. Perfetto. Niente semi, oh. Terribile. E anche uno. Perfetto. Si è anche rotto, non c'è problema. Torniamo a casa. Ci chiudiamo, non si sa mai. E 4, perfetto. Poi chiudiamo questo qua. Qua è tutto chiuso e sigillato. Facciamo una cosa del genere. Prendiamo altra. Oh, prendi strumento, finalmente. 1 e 2.
Ah, signore, abbiamo il piccone. Ah, signore, abbiamo il piccone. Creiamo anche la legna da ardere. Ok, questa pelle qua la andiamo a posare. La posiamo. Questa cosa qua la bruciamo, perché non ci serve a nulla. Ok, io direi di creare il focolare. Quattro. Con l'erba secca. No. Dai, fammela prendere però. Uno. No, 16, vabbè, 16. Mi piaceva 16. Ah, ma qua non è coperta, attenzione. 2, 3, 4. Questo. Perfetto. Sta bruciando? Sai che non lo so se sta bruciando. Sembrerebbe. E lo chiudiamo. Sta facendo fumo, quindi dovrebbe, in teoria, qua sotto, fra una più o meno una giornata, mi crea, se non c'è nessun buco, mi crea il carbone. Questo lo posiamo, è la prima cosa che andiamo a fare, anzi, ce ne portiamo 1, 2 e 3. E 4, e la prima cosa che andiamo a fare, signori, è una cosa che proprio non mi piaceva completamente: sistemare il nostro orticello. 1, 2, 3 e 4. Ah, signori, abbiamo il piccone. Allora, la prima cosa da fare col piccone, naturalmente, è andare a raccogliere un bel po' di rame nativo. Quindi, dovrebbe esserci qua del rame. Siamo nel punto giusto dove l'abbiamo preso, in teoria. Se noi andiamo a scavare. Dovremmo trovare il rame. Se stiamo scavando nel punto giusto. Sì. Con la fortuna che mi ritrovo non ne troviamo niente. Quanto, piano, eh. Era tantissimo, ne ho trovato proprio tanto. Dato che non ne ho trovato niente qua, io direi di richiudere il tutto. Freghiamocene di questo e col nostro bellissimo piccone
ne andiamo, se non sbaglio, l'altro rame. L'avevamo trovato di qua, se non erro. Ma qua c'è l'altro rame. Qua, questo qua. Perfetto. Usiamo questo. 3. Scavato proprio sotto, eh? No, eh? Siamo proprio fortunati noi. Neanche un po' di vena. Zero. Ma ci prendi in giro? Va bene. Sembrerebbe. Ecco, adesso ho finito pure l'erba. Cioè, ho scavato proprio nel punto giusto dove diceva lui, però vabbè. Non capisco. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Iniziamo. Sì, ci dà questi bei pezzettoni grossi, grossi. Signori, abbiamo l'era del rame finalmente. Possiamo crearci l'incudine e il martello. È il nostro prossimo step. Ottimo, ottimo, ottimo. Ne ancora un po'? Non credo. No, va bene. Da dove si esce? Da qua. Perfetto. Ah, sono più contento adesso. Col piccone possiamo andare un po' più lontano, diciamo. Io mi ricordo che eravamo scesi da qualche parte. Eccolo là. Allora, guarda qua. Via. Possiamo finalmente picconare. Mettiamo anche una torcia, così si vede meglio.
Ok. E lì abbiamo il carbone. Ma cos'è quella cosa a terra lì? Ah, era un coniglio, una lepre. Mentre ci siamo. Quelle ossa in teoria non servono a niente, ma nella 1.18 dovrebbe dropparci qualcosa. Oh, guarda qua, altro rame. Ok. Questo invece è carbone. C'è 12 legna da ardere. No, cassiterite. Cassiterite. Vabbè, cassiterite, pensavo fosse carbone. Ma ci prendiamo il rame. E direi che di rame ne abbiamo abbastanza adesso per costruirci tutti i materiali, anche quelli più avanzati, come la sega che ci serve per fare le assi. Un altro piccone che non fa mai male. Questo qua lo buttiamo via perché siamo già arrivati allo stack. Ottimo. Perfetto. Cassiterite scarsa. C'è l'acqua, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Possiamo tornarcene a casa. Cinghialo. C'è casetta nostra. Se riusciamo a ammazzare qualcos'altro, no, questo qua le lasciamo vivere. C'è la volpe. Sì, è andata a morire da sola la volpe. Oh, è scappata. C'era un altro pertugio. Altra pioggia. Vediamo se c'è qualcosa qua. No. Ok. Non mi mostra più le info, non so perché, ma... E chiudiamo qua. Sì, sta creando, perfetto. Possiamo tornarcene a casina. Direi che ci siamo. Abbiamo 64 di nativa media e... Vene di rame nativo, medio. Buono. Buono, 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 buono. Dobbiamo colpire col martello. Per estrarre le pepite. Di pepite ne abbiamo 5 più
Dov'è l'altro? Più queste 9. No, più 31. Ehi, la Madonna, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Bene, signori. Direi che per oggi è tutto. Spero vi siate divertiti. Spero vi sia piaciuto. È durato un po' di più del solito, causa ci siamo persi un piccone. E bene, lasciate un commento, un like se vi va, iscrivetevi e come sempre da questa terra desolata di pioggia e vento, come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.